Buonasera a tutti e benvenuti finalmente a Narnia Terror Night 2021. Grazie. Purtroppo, come potete immaginare, l'edizione 2020 è saltata, però i film che dovevano essere in programmazione l'anno scorso sono quelli che vedremo stasera. E quest'anno direi che è una grande soddisfazione che abbiamo degli ospiti. Uno è Claudio Lattanzi, che stasera presenterà Everybody's End, e un regista che da più di un anno che ne stiamo parlando della presentazione. L'anno scorso parlavamo di Maluma Eterni, è saltata l'edizione, però lo stiamo recuperando quest'anno con un cortometraggio in più che si intitola Sibilum. Luigi Scarpa. E con piacere presento l'altro ospite, che doveva essere già presente a un'edizione del Narnia, lo speciale di Van Dog 5 anni fa, lo sceneggiatore Antonio Tentori. Come sempre inizierà la serata con la proiezione dei trailer. Sarà Caleb di Roberto D'Antona, Nati Morti di Alex Pisani, Clara di Francesco Longo, che a breve uscirà in DVD per la Home Movies. E... Allora chi vuole iniziare? Dai, Luigi. Allora, buonasera a tutti, io sono felicissimo di essere qui perché ho conosciuto Eros ormai da un annetto e mezzo e abbiamo condiviso da subito questa passione, diciamo, per il cinema, per l'horror in particolare. Lui mi ha dato fiducia e quando io ho iniziato, diciamo, questo percorso, sono un po' all'inizio, non sono al pari dei maestri qui presenti. Mi posso permettere? I tuoi cortometraggi sono, sei partito alla grande, perché uno dei due leggevo in 56 paesi, in 56 festival, giusto? Sì. Però entrambi stanno girando il mondo. Entrambi, sì, stanno andando bene perché... Complimenti. Tutti, grazie. Sono stati selezionati 48 festival... Sibilum e 49 Maluma Eterni, un po' in giro per il mondo. Io l'ho iscritto a tanti festival per una questione, diciamo, di visibilità. E sono partito dal cortometraggio, che un po' dovrebbe essere, diciamo, la strada per poi arrivare a fare altro. La mia carriera è breve, diciamo, nel giro di 2 anni ho fatto tutto questo. La voglia di fare c'è, di andare avanti c'è. E sono partito con 2 film un po' diversi tra loro, in qualche modo. Il primo girato in location, Maluma Eterni, il mio primo cortometraggio girato nelle terre del Cilento, il mio paese di origine. Una storia molto semplice in realtà, che però per me è molto importante perché riguarda le leggende, le storie di paese che io ascoltavo da piccolo, e io ho sempre pensato un giorno, se dovessi fare qualcosa, voglio partire da qui. Quindi un omaggio alla mia terra che mi ha dato tanto e che io intendo sempre portare avanti. Sibilum è stato girato invece in piena pandemia, in pieno lockdown, con anche un po' di, diciamo, irresponsabilità in qualche modo, anche se tutto era a norma durante le riprese, ed è una storia invece molto molto più intima, diciamo, totalmente diversa anche da un punto di vista, diciamo, linguistico anche. Ma sono dei lavori accomunati da una cosa: a me piace portare il reale nell'irreale e viceversa, nel senso, cerco sempre di far riflettere lo spettatore, anche se si tratta di film di genere, di finzione, ci sono sempre degli elementi un po', diciamo, legati alla realtà, perché secondo me, in fin dei conti, è la realtà a volte che è più horror della finzione vera e propria, quindi spero di riuscirci. Poi Maluma Eterni è ispirato a una leggenda del Cilento, Sì, è ispirato a questa, una leggenda che tra l'altro è molto, diciamo, popolare nel sud Italia. È stato interessante vedere e capire che ogni terra, diciamo terra intenso come un po' paese, ha una sua variante in tutto il sud Italia. Quindi io l'ascoltavo dai ragazzi più grandi quando ero un bambino, quando ancora oggi parlavamo delle videoteche, del cinema anche con Claudio e tutto. Io faccio parte della generazione dell'85, quando ancora i sabati sera ci si trovava in piazza e lì era momenti di vita, perché i ragazzi più piccoli ascoltavano quelli più grandi anche parlare, raccontare storie o altre. Non c'era ancora la tecnologia che portava a stare in casa a
a giocare alla PlayStation o a vivere sui social, la vita era un po' quella lì, e io sono stato felicissimo di farne parte di questa generazione, ho imparato tante cose, quindi da lì è un po' partito tutto. Allora, mi dimenticavo il trailer anche di Fabula di Denis Frison, il cortometraggio che aprirà la serata sarà La goccia maledetta di Emanuele Pecoraro, da un romanzo di Roberto Ricci, poi Malum Eterni, Sibirum, i suoi, in più Every Bloody Sand di Claudio Lattanzi e Flash Contagium di Lorenzo Lepori. Allora, parlaci di Every Bloody Sand. Allora, è stato presentato allo Stigias in Spagna 2 anni fa, giusto? Sì, è stato, buonasera innanzitutto a tutti, sì, è stato presentato a Stigias nel 2019, che è un festival abbastanza importante, diciamo, in Europa, perché Stigias e il Fright Fest a Londra sono i due festival più importanti. È un film un po' particolare, è un horror, lo definirei più un horror autoriale, diciamo, perché io vengo da un cinema degli anni Ottanta, perché sono stato aiuto regista di Michele Soavi è un regista, insomma, che ha fatto cinema horror negli anni Ottanta e poi adesso sta facendo molte fiction in televisione. Ho lavorato con Dario Argento, con Aristide Massaccesi, Gio D'Amato, insomma, quindi ho tutto un background di quegli anni, e quindi portare un film horror adesso con determinate tematiche che volevo affrontare era un po' difficile, perché non volevo scimmiottare gli anni d'oro del cinema, diciamo, horror italiano, perché poi con una produzione a low budget, quindi un film indipendente, si rischiava veramente questo. E allora, un po' per amicizia, sono riuscito, un po' perché li conoscevo, insomma, mi sono inginocchiato.